Mentre giochiamo, anzi, mentre parliamo, ci capita spesso di sovrapporci al master o agli altri giocatori. Noi che interrompiamo qualcuno o qualcuno che interrompe noi, accavallamenti, pause fraintese per chiusure di discorsi. Tutto ciò può provocare fastidio, rottura del mood e creare una sottile ansia da prestazione. Oggi sono qui per vedere insieme cosa possiamo fare per evitare che succeda. Sono Gian di Intail e questo è Dice Tips. Interrompersi e parlarsi sopra a vicenda sono situazioni che si presentano nella vita di tutti i giorni. Non lo facciamo quasi mai con malizia. Succede, ma a volte non prestiamo abbastanza attenzione agli altri per rendercene conto. Al tavolo da gioco, finché succede out of character, può ancora starci, perché ci vuole poco per correggere i propri passi. Ma durante una conversazione in character l'effetto trovo sia molto più distruttivo. Anche durante Luxastra potete vedere ogni tanto degli esempi simili. Qualcuno che voleva prendere la parola e si blocca in partenza perché qualcuno è arrivato prima di lui. Il punto è che non dovrebbe essere una gara, ma è più una partita a frisbee, per intenderci. Il bello del gioco è far sì che se lo passino tutti. Quando abbiamo il frisbee in mano, guardiamo gli altri giocatori per capire a chi lanciarlo e a parti invertite cerchiamo lo sguardo di chi ce l'ha per riceverlo. Lo stesso discorso vale quando si dialoga in character. Mentre parliamo, non teniamo lo sguardo fisso sul tavolo o sul master o sull'infinito, ma guardiamo gli altri giocatori. Altrimenti, come facciamo a capire se qualcuno vorrebbe inserirsi e aggiungere qualcosa al discorso? Dobbiamo essere ricettivi e creare poi lo spazio giusto per permettere l'inserimento di un altro giocatore nella conversazione. Dall'altro lato, se uno degli altri giocatori sta parlando e noi vogliamo prendere la parola, cerchiamo il suo sguardo. Facciamogli capire che vogliamo dire qualcosa. La comunicazione non verbale è uno strumento potente che ci permette di farci capire dagli altri senza proferire parola. Io, ad esempio, uso due trucchi in particolare per prendere e dare la parola. Quando voglio inserirmi in un discorso, cerco lo sguardo di chi sta parlando. E quando ho l'impressione che stia per finire di parlare, tengo lo sguardo fisso su di lui e prendo un bel fiato, sia visivo che sonoro. Un po' come se facessi rombare il motore di una macchina pronta a partire, faccio capire che sto per iniziare un discorso. Dopodiché, mentre parlo, butto sempre lo sguardo sugli altri giocatori. Se mi rendo conto che qualcuno vuole prendere la parola, gli faccio un cenno con la testa e avvicinandomi alla fine del discorso lo riguardo e gli rifaccio un cenno con la testa. Il primo è di comprensione, tipo recepito il messaggio. Il secondo è di assenso. Ok, vai pure. Trovate i vostri modi per capirvi meglio tra di voi. Non solo ne guadagnerete in scorrevolezza delle giocate, ma anche di umore in generale, perché ognuno si sentirà meno trascurato o lasciato in panchina. Ovviamente interrompersi può esistere se a scopo interpretativo. Se un giocatore sta facendo un discorso in character, un altro personaggio può interromperlo se per un buon motivo, soprattutto se la scena non esce rovinata. Infine c'è il discorso pause, ovvero voglio fare una pausa ad effetto o magari non sono così fluido nell'improvvisare un discorso e ho bisogno di qualche stop ogni tanto per capire cosa dire e qualcuno ha preso la parola costringendomi a interrompere il discorso. Può capitare, ovviamente. Non siamo esseri super perfetti. Potessimo inviarci messaggi mentali, sarebbe più facile. Ma vi assicuro che se imparerete a comunicare non verbalmente di più, succederà molto meno spesso. Spero che questi consigli vi siano d'aiuto e spero di averne altri in serbo per voi in un prossimo video. Da Gian di Intail è tutto. Un saluto. Grazie a tutti per aver visto questo video, ragazzi. Come al solito, se avete dei suggerimenti o volete che uno dei prossimi Dice Tips tratti un argomento in particolare, scrivetemelo qua nei commenti. Come al solito poi, iscrivetevi, lasciate un click sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi contenuti sul canale YouTube di Intail. E veniteci anche a trovare sul nostro sito internet www.intail.com, dove trovate tutti quanti i nostri social, il nostro store, tutti quanti i nostri contenuti che riguardano Intail e Luxastra. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!